signor commissario. Buongiorno. Buongiorno, signor commissario. Bella macchina, signor commissario, bella macchina. Grazie. Veramente bella. Sì, grazie assai. Anche il colore, indovinato, signor commissario. Ho aspettato 8 mesi per averla così. Veramente sono stato proprio a volerla nera. Ti piace? Guarda che bella stoffa. Molto bella. Dopo ci faccio mettere le foderine. No, quelle ci vogliono, senz'altro. Sì, per forza. Le foderine, l'accendisigaro, piano piano, capito? Allora, tu sei fissato. Spingi, ma che le pigliate con lo sportello di una jeep? Quelle sono macchine che vanno trattate delicatamente, non c'è bisogno di spingere. Si chiude da sé, oi. Complimenti, commissario. Finalmente ce l'abbiamo la macchina, eh? Grazie, Cano. Ti piace? Bella. Vanno bene questi 1100, eh? Sì, per andare vanno bene. Ma con tutti questi che si fanno la macchina oggi, il traffico è diventato una cosa impossibile. Non fai altro che mettere prima e seconda, prima e seconda, prima e seconda. E meno male che oggi c'è stato lo sciopero e non ci sono né filobus né tram. È bella grande, di dietro potete mettere anche 3 persone. No, e a chi ci mette? Io purtroppo bambini non ne ho, ci metterò mia suocera. Bella, veramente bella. Sì, è bella pure senza metterci le mani, cannavo. Ma rovini la carrozzeria, ti prego. Piuttosto novità ce ne sono. E nene. Speriamo che lo sciopero non ci porti nessun guaio oggi. Gente ce n'è? Al solito. Altra volta, boh. Ma che le pigliate per una balaustra? Non ci mettere le mani, ma rovini la carrozzeria. Dateci un'occhiata ogni tanto. Brigadiere. Mi scusi, sa se per me ci sono novità? Non lo so, ma non credo. Buongiorno, signor commissario. Mi scusi, signor commissario. Ah, voi state qua? Lo fece il fonogramma. E come no? Ho messo un radagli. So cosa. Aspetti se si è chiamato lei. Ho lasciato le pratiche di oggi. Andiamo, cannavoce, brighiamoci a far passare questa gente perché voglio andare a provare la macchina sulla strada di Ostia. Quando volete voi, commissario? Subito, subito, fai bene, entrare subito. Vuole vedere, gentile signora, che sono e rimanco vittima? Amore, sto qui da ieri sera. Ti pare che ho voglia di starti a sentire? No, ci volevo dire che sono stato derubato. Un furto gravissimo, audace. Sono entrato alla posta e l'ho lasciata per un attimo incustodita. Un attimo, ci dico. Ti hanno rubato l'automobile? Ma quale automobile? La penna stilografica mi hanno rubato. Ma ringrazio Dio che stiamo qui, se no te lo dicevo. E che ci pare che era una penna qualsiasi? Bella era, ma bella, sa, bellissima. Con la clipsi insieme loro e il pennino d'oro 18KR. KR! Sono 3 giorni che iniziarono le indagini. Io vengo tutte le mattine per vedere se c'è qualche cosa di nuovo. Tu non devi bere più, perché se ti riportano qua un'altra volta, ti dici che a dentro non ti faccio uscire più. Ma... Cannavoce, brigata per voi, sti cose non mi fate perdere tempo. Va bene, va bene. Vi saluto con devozione. State buona, allora ti accompagno. Permesso. Cosa vuole lei? Dov'è? Devo parlare al commissario, mi hanno rubato la macchina. Va bene, di là c'è il brigadiere, vado a fare la denuncia. Un momento, che macchina è? Una 1100, signor commissario. Una 1100? E lo dici così? Venga, fai entrare. Venga. Prego, si accomodi. Grazie. Ha detto una 1100? Sì. E lo dici così, con questa calma? Scusi, come vuole che glielo dica? Lei capisce, a uno che gli rubano una macchina, una 1100, non è mica uno scherzo. Cosa da pazzi, ma come proprio le 1100 vanno a rubare? Sì, ma non ci preoccupi, sa no, vedrà che la ritroveremo. Magari senza ruote, senza coperture, senza carrozzerie, senza motore. Ma allora che ritroviamo? La chiavetta e il portacenere. E quando è avvenuto il furto? Un'ora fa. Io ero in via Cavour. Ho lasciato la macchina un momento, 3 minuti, per andare a telefonare all'elettrauto perché non partiva. La batteria era scarica, non lo so. Quando sono ritornato non c'era più. Gesù, Gesù. E come ha fatto il ladro a portarsela via? È quello che vorrei sapere anch'io. E di che colore è? È nera. Era nera, ma se la sono rubata. Anche la mia è nera. Ce l'ho di sotto, la vuol vedere? Volentieri. Venga, se come. Sarebbe bella che non ci fosse più neanche la sua. Che sarebbe bello, sarebbe brutto. Che scherzi sono questi? Eccola lì, c'è. Ah, sì, ma è proprio come la mia. Sai? Bellina, eh? Sì, identica. Proprio nera con le ruote bianche. È la mia, eh. Come la sua, che vorrebbe insinuare? Quella è la mia.
Ma sì, è la sua, ma sembra la mia. Ma che sembra e sembra? Quella è nuova, la sua, chissà questo come l'hanno ridotta. Beh, comunque, guardi se si può fare qualche cosa. Farò quello che posso. Un fonogramma a tutti i commissariati, come al solito. Lei faccia una denuncia. Vuol dire che quando sapremo qualche cosa la manderemo a chiamare fino a casa. E c'è speranza di poterla ritrovare? Senta, su 10 macchine rubate se ne trovano quasi sempre 8. Ah, beh. Se lei fa parte di uno di quei due iellati, cosa vuole che le dica? Com'è? Accompagni il signore fuori, fatti dire tutto. Beh, grazie, signor commissario. Prego, si immagini, speriamo bene. Speriamo. Ah, in ogni modo, io se fossi in lei, non mi fiderei, sa? Buongiorno. Passala! Puscia via! Ui! Puscia via! Passala! No! No! Signor commissario, con quella della compagnia che facciamo? E cosa vuoi fare? Fai fare una denuncia e la fai portare a me. Già l'hanno fatta, vogliono parlare con lei. Sono stati cacciati dal teatro. E che vogliono fare lo spettacolo qua dentro? Cosa da pazzi! Fanno passare a me. Subito. Avanti, accomodatevi. Oh, via, signor commissario. E che maniera è questa? Ma che credete di stare al finalissimo? Andiamo, che cosa è successo? Senta, signor raccontate voi come sono andate le cose. Signor commissario, ci hanno fatto una vera porcheria. Siamo in mezzo alla strada. E anche i digiuni. Si vede. Zitto tu, non vorrei che il signor commissario equivocasse. Noi non siamo venuti qui a chiedere l'elemosina. Siamo degli artisti. E che artisti? E vogliamo giustizia. E pane. E questo ci vuole. A nome dell'orchestra? Un momento con questa orchestra, lasciatemi sentire la signorina. Dunque, perché volete giustizia? Che cosa vi hanno fatto? Pensi, signor commissario, che io avevo un contratto di prima donna. Ah, non incominciamo con le beghe personali. Non mi fate perdere tempo, veniamo al fatto. Ma ai fatti nostri, non ai fatti suoi. Signor commissario, noi siamo gli artisti della circolare che si chiama Desiderio. Come? La circolare che si chiama Desiderio? È la compagnia che stava al Cursal. E che c'entra la circolare? È il titolo della rivista. E noi siamo... Voi siete i passeggeri, ho capito. Beh, cerchiamo di arrivare subito al capolinea, a me. Una volta! Dovete parlare una per volta, avete capito? A nome dell'orchestra? Sei fissato con l'orchestra. Dunque. Ieri sera eravamo al terzo spettacolo, era di scena lui, cantava. Ah, lui è il cantante della circolare? Io no, lui. Io sono il comico, faccio ridere. Con quella faccia? Beh, sorvoliamo, a me. Non perché è presente, ma faceva un successo. A nome dell'orchestra, se no la smettete la metto dentro. Dunque. Dimana tornerà. Chi me va bene, tan presto tirarezza marinare. O sai a casa so scioda te catena, e campo sulla mente quest'amore. Sta zitto sto cuore mi va sospirare, a bocca più bella da sa, e din da sto mese mi voglio scusare, e canto la felicità. Thank you.
mangiavo capana e ceraso. Noi campavo mi base e capase, tu cantava e chiagniva con me. E o cardillo cantava contigo, prigionello mo bene. Tu m'hai voluto bene a me, ma non t'amamma più, mai voto tu, distrattamente. Sei pronta? Quasi. Non mi sento tranquilla. Ho paura che debba succedere qualcosa. Non fare la stupida, c'è già il taxi fuori che ci aspetta. Quando inizia il finale sono tutti in scena, raggiungimi all'ingresso del palcoscenico. Ma sì, sta tranquillo. Non vedo l'ora di salire in treno. Quando si parte? Tra 20 minuti. Facciamo tempo. Io vado. Distrattamento più. L'amministratore scappa, scappa con i soldi, sennò chi scappa a fa? Già, ma intanto il proprietario ci ha protestato e noi siamo rimasti senza lavoro e senza soldi. E io ieri sera ho anche saltato il pasto. Solo ieri sera? Oddio. E beh, d'altra parte che cosa volete fare? Se è scappato la soubrette, l'impresario non ha tutti i torti. Almeno fosse scappato lui. Io? Signor commissario, artisticamente non è stata una gran perdita. Fino al mese scorso la soubrette ero io. E le assicuro che lo spettacolo filava meglio. E vabbè, per quello che dipende da me farò il possibile per acciuffare questi due mascalzoni. Ma intanto qui sono rimaste 20 persone in mezzo alla strada. E che cosa posso fare? Se non ci avessero protestato. Seguitando a lavorare ci saremmo rimessi. Sì, è la parola. Dunque, stasera al Kursaal chi lavora? Non lo so, forse cercheranno di rimediare con qualche numero libero sulla piazza. Ah, ho capito tutta la situazione. Beh, andatevi a fare quattro passi. E non vi allontanate dal Kursaal. Può darsi che più tardi il direttore vi debba dire qualche cosa. Arrivederla, signor commissario. Grazie. 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 Grazie tante. Scusi, le dispiace.
No. Posso? Prego. Un'altra. Grazie. E portatevele via tutte. È meglio di niente. Prego, grazie. Pronto? Sì, subito. Commendatore, per lei. Pronto? Ah, buongiorno, signor commissario. Dica, dica. Senta, commendatore, nel suo teatro lavora quel cantante molto bravo, quel giovanotto bruno, simpatico. Sì, Lucio Davila. È un parente mio. Suo parente? Ah, sì, sì, è bravo. Ma ecco, vede, è successo... No, 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 non è successo niente, no. Ecco, allora oggi, quando viene, gli dica che passerò io da lui. È tanto tempo che non ci vediamo. Anzi, commendatore, gli dica che verrò ad applaudirlo. Sì, e dopo lo spettacolo andremo a cena assieme. Me lo saluti? Certo, signor commissario, non c'è di che, si figuri, è un dovere. Arrivederla, signor commissario. Dove sono? Dove sono? Cos'è successo? Niente, li devo trovare. Stasera devono lavorare. Avvertite il direttore, oggi lo stesso programma di ieri. Pronto? Ah, sei tu, cara. Non ti ho telefonato prima perché qua c'è stato un po' di movimento. Sì, sì, me l'hanno data. Bellissima. Ah, bella. No, no. L'ho provata così, per modo di dire. Che vuoi provare al centro con questo traffico? I semafori, il quadrilatero, lo scorrimento. C'è il pericolo che qualche deficiente ti viene addosso così non te ne accorgi. No, no, la proverò sulla strada di Ostia. Anzi, la proveremo assieme, sì. Passerò a prenderti fra un quarto d'ora. No, no, esco subito. Sì. Ciao. Ciao. Commissario, andate via? Sì, vado a provare la macchina sulla strada di Ostia. Finché non l'ho provato sto male, ecco. Io lo capisco, ma di là c'è tanta gente che aspetta. Beh, e li fai andare da ridotti. E allora perché ci abbiamo un vicecommissario? Poi c'è la sorpresa. Quale sorpresa? Quella di via Nicetti 40, interno 4. Bisogna andare alle 10:30 per sorprendere in flagrante il marito della denunziante Silvana Moretti, sposata Ceccarelli, di professione mascherina. La signora ha lasciato la chiave dell'appartamento a spambinato. E ci debba andare io, è così. Ho capito. Che bella sorpresa. Telefona a mia moglie, va? E dille così che io passerò a prenderla fra un'oretta. Spambinà! Eccomi, signor commissario. Spambinà, andiamo per la sorpresa. Prendi due agenti e vieni con me. Sì, signore. No, 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 Cardillo no. Le scigne scannapito, vedi. Quello dorme sei paroli. Un po' di pazienza. Ci volevo dire, signor commissario. Senta, ma faccia la cortesia, me lo dirà un'altra volta. Adesso ho cose molto più importanti. Andiamo. Cose più importanti? E perché? La penna mia forse non era importante. Signore, sono 1720. Sei il commissario? No, è uscito proprio in questo momento. Mon Dieu, come? Mio Dio, traduzione dal gallico. Ah. Questo contrattempo non ci voleva. Beh, se vuole aspettare, il commissario non tarderà. No, merci, fare anticamera mi innervosisce. Ripasserò più tardi. A bientôt. Come? A presto, a bientôt. Chauffeur, allons. Che? Va, mon ami, circola, trasportami, rimorchiami. Ma dove? A tuo estro, ripasseremo fra mezz'ora. Su, Spambina, apri, subito. Voi due restate qua fuori. Thank you.
su, sbrighiamoci che non ho tempo da perdere. Sì, ecco. È stata una denuncia di mia moglie. Esattamente. Giovanni Ceccarelli, constatata la flagranza, mi dichiari in arresto. Sì, ma io non sono Giovanni Ceccarelli. Sì, vabbè, la solita storia. Hai sentito, Spambinà, non è Giovanni Ceccarelli. Io sono il commendatore Bartolomeo Spinosi, commercio in mini. Amico mio, poche chiacchiere, qua c'è stata una denuncia della signora Silvana Moretti, sposata Ceccarelli. Sono io, la signora Ceccarelli. Siete voi? Lei, Spambinà, tu la senti? E allora? Sono io che ho fatto la denuncia. Tu? Ho detto di venire a sorprendere mio marito. E invece lo siete fatto sorprendere voi, è così. Ma io avevo detto di venire alle 10:30. E non sono le 10:30 adesso. Ma io intendevo le 10:30 di sera, non di mattina. E dovevate scrivere alle 22:30, non alle 10:30. Sono cose da pazzi. E voi non fate sta faccia di pomodoro mi imbalzamata, avete capito? Spambinà, cammina. Oh! Quando vieni a pagare? Sono due ore che sto qua! Scendi giù! Ma guarda sto francese! Proprio appetto a capitare! Cocco bello, ce l'hai una sigaretta? E veda, signorina, una volta fumavo! E parecchio! Ma poi basta, basta! Mi è passata la voglia! S'il vous plaît, madame! Grazie! Non c'è di che! Che bella sta macchinetta! Le piace? Sì! La tengo! La posso tenere? Tenga, tenga pure. Mi scusi, dica. Mi sembra di averlo visto in qualche posto. Sì, però io sono uscito prima. Non si fuma, né? Piemontese, eh? Di Torino. Ah, Torino, gran bella città Torino. Sì. Io ci ho fatto 18 mesi. Militare? No, in trasferta, ma sempre a spese dello Stato. Contento di fare la gente? Certamente. E non si lamenta? E perché dovrei lamentarmi? Sa com'è? A volte la gente mormora. Buona, no? La gente mormora. Ne ho di quelle. Dica, sa perché gli elefanti sono grigi? No, perché? Per poterli distinguere dalle fragole. Buona. Buongiorno, signor commissario. Buongiorno. Bravo uomo, eh? Sì. Sono tre giorni che non faccio che ancora venire continuamente, mi credo. Permetti? Là. Ma che fai? Ma avevi detto di tenerlo? Beh, l'hai tenuto abbastanza, no? Quanto sei spiritoso. Lo so. Mi lo scusi so. Lei. Sherry. Lo sa. Sherry. Sherry. Caro commissario. Venga, venga. Lei non mi conosce di persona, ma il mio nome le sarà certamente noto. Sono Badimenti. Antonio Badimenti fu Temistocle. Non le dice nulla il mio nome? Non mi dice niente. Cerchi di ricordare, signor commissario. Senta, io non cerco niente e non ricordo niente. Mi dica piuttosto che cosa vuole si sbrighi. Sarò breve. Si ricorda la truffa con Raggiro ai danni di quella contessa polacca, la contessa Radeschi? Ma questa deve essere roba di 2 anni fa. Precisamente. Erano in due. Uno l'abbiamo già arrestato. E l'altro? C'est moi, sono io. Ah, piacere. Cannavò, portami la pratica del signor Badimenti Antonio... Fu Temistocle. Va bene, commissario. Come ricorderà, fui condannato a 2 anni in contumacia. Veramente non me lo ricordo. Non vorrà mettere in dubbio... la parola di Antonio Badimenti. Ma le pare, se lo dice lei. E adesso che abbiamo rotto il ghiaccio, mi permetta, signor commissario, di raccontarle una storiella. La sa quella del manicomio? Un tale telefona al manicomio. Pronto! Parlo con il manicomio? Dal manicomio risposero sì, ma guardi che qui non c'è il telefono. Buona, no? Ma insomma, che è venuto qui a raccontare le barzellette? No, sono venuto per costituirmi. Ah, bravo, ha fatto bene. I conti con la giustizia prima o poi si pagano. Poi vedrà, 2 anni passano presto. Cosa vuole che siano 2 anni? Ça dépend. Dipende dove si passano. Rinfreschiamoci la memoria. Antonio Badimenti, ecco qua. Nel 1934, condanna del Tribunale di Savona
3 mesi per furto semplice. Ero alle prime armi allora. A proposito di armi, la sa quella di quel generale che... Paso! Nel 1938 il tribunale della Senna. Oh, Paris, je des amours. Sì, lo sappiamo, furto e raggiro. Condanna a 15 mesi. Souvenir de Paris, ricordi parigini. Questo è un album di ricordi. Sì, sì, sono un sentimentale. Me lo sono accorto. Pallida luna. A proposito di luna, lo sa perché la luna è quasi sempre pallida? Perché? Perché fa le nottate. Va di me, cerco di non farmi perdere la pazienza. E dimmi piuttosto quando ti è venuta questa crisi di coscienza e quando hai pensato di costituirti? Una settimana fa, quando appresi dai giornali che alla Camera è in discussione un progetto sull'amnistia. Oh. Fra un mese il decreto sarà varato e siccome il mio caso entra nell'indulto... Hai pensato che costituendoti con un paio di mesette di carcere tu saresti levato dalle calcagna alla polizia? E poi cominciavano nuovi ricordi e nuovi dolori. Sì, nuovi dolori. A proposito di dolori, sa qual è il male che si sente di più? Qual è? Il male di denti. Perché? È il più vicino alle orecchie. Adesso dovrei ridere, è così. E facciamocelo questa bella risata, sì. Cadavo, questo signore dovrà essere ospite dello Stato per qualche tempo. Fai gli onori di casa. Muovevi ridere, noi. Mi fa piacere di vederla allegro, signor commissario. Grazie di tutto e se ha bisogno di me sa dove trovarmi. Senti un po', signor Antonio Badimento Futtemistocle. Dica, commissario. La sai quello di quel tale che si costituiva pensando che ci fosse stata un'amnistia che poi non venne? Sì, però è vecchio e non fa ridere. Ah, non fa ridere? Ride bene, gli ride l'ultimo però. Evviva Coppi! Perché? È sempre il primo. Non scherzare, tu scherzi perché non sai chi sono io. Scrivo le sue memorie, lo sapremo. Vattene. Cannavo, portatelo via. Levatemelo davanti ai piedi, non lo voglio più vedere, vai via. Andiamo. Bye bye. Ma chi te l'ha data la patente? Il commissario, c'è questo signore qui. Ancora, ne cannavo. Vabbè, avvisa mia moglie che fra mezz'ora passerò a prenderla. Cosa c'è? Signor commissario, le porto questo bambino. Che ha fatto? Chi, il bambino? Oh, mi scusi, ma qua dentro a volte si perde la testa. Si accomodi, prego. Vai. Grazie, grazie. Quanto è carino questo bambino. Sì, ma non è mio, signor commissario. Me l'ha consegnato una donna all'ufficio postale. Mentre io imbucavo una lettera, mi si è avvicinata pregandomi di tenerglielo per pochi minuti. Il tempo di fare un telegramma. Io non ho saputo dire di no, signor commissario. Capirà che... Ma lei mi segue, signor commissario? La seguo, vada avanti, continui. E ho preso il bambino. Solo dopo mezz'ora compresi che la donna lo aveva abbandonato e non sarebbe più tornata. Non è questo il primo caso? Purtroppo la miseria è spesso cattiva consigliera, signor commissario. Proprio così. Allora ho cercato quella donna per tutta la posta, ma non mi è stato possibile trovarla e mi sono deciso a portarlo qui da lei. E ha fatto benissimo. E adesso a chi lo consegna? A me, lo lasci a me. Ah, sì, è benissimo. È bellino. Spambina. Comando, dottore. Accompagni questo signore dal dottor Ridolfi. Sì, signore. 2 minuti, sa, per prendere le sue generalità ed avere i connotati della madre. Capisco, signor commissario. Arrivederla, signor commissario. Arrivederla, grazie. E Lino, perché piace? Spambina. Comando. Avete mandato a chiamare quel residente di leva? Sì, l'abbiamo avvisato per oggi. Ah, bravo. Abbandonato? Sì, la madre l'ha lasciata alla posta in braccio a quel signore. Bellino, no? Bello davvero. Bellino, sì. Signor commissario. Che? Ci sono due donne, due signore eleganti. Ecco, si sono venute a prendere il tè. No, si stavano picchiando. Dove? In una piazza del centro, hanno fatto una confusione tremenda. Pensi che hanno persino bloccato il traffico. Fallo passare a me. Sì, signore. Bellino. Adesso tu stai qua, non ti muovere perché io c'ho da fare. Oh, adesso tu stai buono lì, eh? Io c'ho da fare, hai capito? Buongiorno. Buongiorno. Io ho detto buongiorno. Brigati, guardano poco se mi puoi rispondere tu. Buongiorno, signor commissario. Meno male, va. Va, va, poi ti chiamo. S'accomodino.
Prego. Scusate, signor commissario, ma sono ancora sconvolta. Voi non potete capire. Aver visto questa... Questa che? Cosa vuoi dire? Lo sai. Spiegati meglio. Calma, per certo. Piacere, calma. Sei una sgualdrina. Sgualdrina sei tu. Calma, per piacere, parliamo con calma. Io perlomeno avevo un solo amante. Che era mio marito. E con questo non è più sgualdrina che ha marito e amante? Silenzio! Insomma, la volete finire o non la volete finire? Andiamo, signore, come sono andate le cose? Io sono stata aggredita, signor commissario. Sono stata aggredita da questa... Un'altra volta, mo! Questa signora, che mi è saltata addosso come una iena. Avevo tutte le mie ragioni. E sentiamole queste ragioni, me. Ecco, però io non... Ho capito. Signora? Signorina, signor commissario. Enrichetta Biagioli, di professione... Lo so, ho sentito prima. Di professione segretaria, signor commissario. Questo volevo dire. Volete accomodarvi un momento? Sentirò prima la versione della signora e poi interrogherò voi. Va bene, ma non vi fate incantare. Io non mi faccio incantare da nessuno, piccioletto. Sono cose da pazzi. Comandi, signor commissario. Accompagnalo nell'altra stanza. Sì, signore. Sentiamo, me, come sono andate le cose? Ah, prima di tutto datemi le vostre generalità. Ecco, signor commissario, io ve le do, ma non vorrei che si facesse pubblicità. Si tratta di cose intime, familiari. Capirete, mio marito porta le... Le corna. Scusate, volevo dire le conseguenze. Ecco, senza averne colpa, diciamo, della cosa in sé, perché anche lui, mi creda, è un bel porco. Se lo dite voi. Comunque, andiamo ai fatti, me. Sì, sì. E per quanto riguarda la segretezza... State tranquillo, qua state in un commissariato. Io sono come il confessore. Vi chiamate? Stefania Giovetti, Rocca da ragazza. Mio marito, Luigi, ha una piccola agenzia di compravendita di immobili. Un guadagno molto modesto, signor commissario. E non ci avrebbe mai permesso di avere una casa, dei mobili, il minimo indispensabile di comodità alle quali una donna ha diritto. Allora, voi capite, signor commissario, in un certo senso ci pensavo io, ma in una maniera carina, gentile, innocente quasi. Insomma, mi ero fatta la fama di donna molto fortunata. Luigi? Luigi? Che c'è, cara? Guarda, ti piace? Oh, beh, il bello oggetto. Sembra un'opera artistica e di valore, direi anche. Scommetto che è un altro dono della tua fortuna. No, non dirmi niente, voglio indovinare da me. Questo oggetto dunque l'è rinvenuto sotto la poltrona d'un cinematografo senza peraltro avvertire la presenza della proprietaria smaritrice, nel qual caso la coscienza ti avrebbe imposta l'immediata restituzione, è vero? No, l'ho comprato. Davvero? Oh, questa sì che è da raccontarsi a veglia. L'hai comperato. E dove mai hai preso tutto codesto danaro, piccola scassinatrice notturna della Banca d'Italia? Caro, sei tanto semplice e adorabile. Ti sembra un oggetto di grande valore, ma non è che un comunissimo portacipria. No. Magari indovinato come lavorazione. L'ho pagato 700 lire su un carrettino. No. Al pincio. Tutto qui. Beh, però anche in questo si vede la tua fortuna, eh? Poiché un'altra di te meno prediletta dalla dea bendata che si regge sulla punta dell'alluce, vero, sulla ruota alata, un'altra meno prediletta di te, dicevo, non si sarebbe imbattuta in un'occasione simile. Avevo trascurato due zeri. Il portacipria valeva 70.000 lire. Anche quello era un dono di... Va bene, non è il caso di precisare. Continuate. Ciao, Menelik. Ci vediamo d'ora di colazione. Stefi? Amore? Io devo andare. Ho già 5 minuti di ritardo e tu sai quanto questo mi dia fastidio. Hai paura che la tua signorina Enrichetta debba aspettare in strada facendosi male ai piedini? Ascolta, Stefi. Queste tue insinuazioni che fai continuamente con sottilissima perfidia non mi toccano minimamente, in quanto che la mia fedeltà coniugale è 1000 cubiti al di sopra di codeste tue basse allusioni, vero? Ma Luigi, non scherzo. Oh no, tu non scherzi affatto. E non è la prima volta, vero, che alludi apertamente ad una mia possibilità di concubinaggio con la signorina Enrichetta Biagioli, mia segretaria. Ebbene, anche se fossi gelosa, sarebbe logico. Sarebbe logico con chiunque meno che con me, data la mia adamantina cristallina e incorruttibile addirittura morale. E va bene, non sarò più gelosa. Lo spero. Voi avrete capito, signor commissario,
La provenienza di quei doni, la fonte della nostra agiatezza, non era dovuta soltanto alla mia fortuna. C'era di mezzo un signore che da anni mi corteggiava inutilmente. Mi chiedeva, in fondo, niente di più che un abboccamento. Lui fa il gioielliere, capite? E a forza di regali, un giorno... Ottenne l'abboccamento, ho capito. Andate avanti. Quel giorno avevo avuto in dono ciò che di più bello può desiderare una donna, la pelliccia di visone. Ero così felice mentre passeggiavo tenendomela stretta addosso che non pensavo affatto alla scusa che avrei trovato per Luigi. Capirete, signor commissario, che non potevo dire di averla trovata sotto una poltrona del cinema. Oppure dentro all'uovo di Pasqua, capisco. Allora mi venne un'idea che considerai senz'altro geniale. Mi recai di corsa a comprare una valigia in un negozio lì accanto. Poi chiamai un tassì e mi feci condurre alla stazione. No, sono stata dalla baronessa Guidi, non te l'avevo detto? Ah, già, che sdemorato, sì. E come sta la nostra cara baronessa? Così, come al solito. I reumatismi la fanno soffrire terribilmente. Dovrebbe curarsi la poverina, vero? Oh, a proposito, sai cosa ho trovato? Non me lo dire, voglio indovinare da me. Dunque, stavolta hai trovato... un orologio d'oro impermeabile e anti-shock per il tuo maritino? No. No, allora un portasigarette d'oro tempestato dei brillantini per il tuo amatissimo dolce consorte. No, no. No? E allora il portafoglietto di coccodrillo che tanto aspettavo. Ma no, sciocco, guarda. Se non vado errato, questo altro non è che uno scontrino comprovante l'ascito temporaneo di una valigia al deposito bagagli della stazione Termini di codesta città chiamata Roma e la cui fondazione, la leggenda vuole, la si debba a due fratelli chiamati Romolo e Remo. Appunto, perché non vai a ritirarla? Chissà cosa c'è dentro. Stefi, sapessi quanto dolore mi cagiona il constatare cotanta abilità da parte tua. Questo tagliando ha un legittimo proprietario, al quale questo stesso tagliando dovrebbe essere recapitato nel più breve tempo possibile. Ma non fare il cretino, chi vuoi che se ne accorga? Chi vuoi che se ne accorga? La coscienza. Ma che coscienza? Forse nella valigia c'è roba di valore che a noi potrebbe fare comodo e tu mi vai a tirare fuori la coscienza. Quando ho perduto quel guanto di camoscio me l'hanno forse restituito? Perciò io faccio agli altri quello che gli altri hanno fatto a me. Stefi, devo dirti che il detto biblico da te or ora citato non è... E allora che cosa vorresti fare? Portare lo scontrino all'ufficio oggetti smarriti? Beh, almeno prima va a vedere che cosa contiene la valigia. Ora t'ho capito, Stefi. Va bene, io vado, ma la mia coscienza... La tua coscienza lasciala in pace. Va e torna subito. Ecco. Se avessi immaginato quello che sarebbe accaduto, sarei andata con lui alla stazione. E invece... Thank you.
tre ore. Erano già passate tre ore e Luigi non ritornava. Ero letteralmente sui carboni ardenti. A un tratto mi venne il terribile sospetto che avesse veramente portato lo scontrino all'ufficio oggetti smarriti. Luigi, ce l'hai fatta? Sì, cara, ce l'ho fatta. Eccomi, cara, con la famosa valigia. Su, apri, vediamo. Va bene, va bene. Però vorrei soltanto farti notare che in questo momento io e te stiamo commettendo una cattivissima azione. Ad ogni modo... Ti preparo il caffè, intanto tu guarda, eh. Va bene. La sorpresa, dico. È una bella sorpresa? Che cosa c'è dentro? Oh, è meravigliosa! Guarda! Oh, questa sì che è bella! Oh, questa sì che è bella! A quanto pare sono immondizie! Oh, questa sì che è bella! Ma no, non è possibile! Perché no? Ma come si può depositare una valigia piena di immondizie? E infatti l'ha depositata, è possibile? Oh, questa sì che è bella! Finiscila! Finiscila di dire questa sì che è bella! Oh, questa sì che è bella, pedalina somalo con banana. Strano, è svenuta. Sarebbe dovuta svenire prima. Oh, questa sì che è bella, è svenuta. Stevi! Stevi, amore! Capite, signor commissario, la mia situazione. Non potevo nemmeno dir nulla a quello scellerato che si era appropriato della mia pelliccia. Credetti che se la fosse venduta o qualcosa del genere, ma la realtà era assai più tremenda e sono venuta a conoscerla proprio stamattina. Stavo guardando una vetrina quando, riflessa nel vetro, vidi la segretaria di mio marito scendere da un tassì. Toglietela subito di dosso! Ma, signora, cosa dice? Toglietela! Mi lascia andare! Ah, è tua, eh! È tua! Brutta carogna! Avanti, su, adesso calmatevi. Capisco tutto. Ma dovete convenire, signora mia, che se la situazione è arrivata a questo punto, è colpa vostra. Ma come, signor commissario? E come, come? Se voi fosse stata una buona moglie, una brava moglie... Ma capite che quel mascalzone di mio marito... Vi tradiva, lo so, è doloroso. Ma pure voi, signora mia, non è che sulla fronte gli avete messi i bruscolini. Va bene. Le corna sono corna. Io posso sorvolare sul fatto che avesse un'amichetta, ma che le regali la mia pelliccia. Che bella morale. Quella pelliccia che io... Che voi eravate guadagnato col sudore della vostra fronte, capisco, capisco. Avanti. C'è il signor Giovetti. Ah. Mio marito. Fai entrare. Si accomodi. È permesso. Non lei. È momento. Dove? Si accomodi, non lei. Le commesso. Grazie. Buongiorno. Stefania, io penso sia luogo per te cominciare a preavvertire i sintomi di un certo senso di vergogna in conseguenza di quel tuo modo non perfettamente ortodosso e signorile di comportarti in mezzo ad una strada cittadina. È arrivato il predicatore, è arrivato. Sei tu che ti devi vergognare. Ma io direi vergognatevi tutti e due. Il saggio consiglio del signor commissario non è poi del tutto privo di fondamento, in quanto che giustamente, come lei ha osservato poc'anzi, io dovrei veramente cominciare a vergognarmi di avere per moglie una donna che non sa frenare le sue intemperanze. Senta, ma lei quando deve fare un telegramma, quanto spende? Scusi, volevo soltanto rimproverare alla compagna della mia vita. Va bene, amico mio, non ci dilunghiamo, siamo pratici, concludiamo.
Lei lo sa di che cosa si tratta e lo sa da 2 anni. Scusi, ma io non arrivo a capire. No, sua moglie lo sa che è fortunata. Ah, sì, questo sì. Ah, veramente, veramente sorprendente la facilità con la quale essa trova gli oggetti più disparati e di valore. Codesta creatura adorabile. E da oggi in poi codesta creatura adorabile non troverà più niente. Più niente? Più niente. Nemmeno un portafoglietto di coccodrillo. Sarebbe bene di no. E sarebbe bene pure che lei rinunciasse alla sua segretaria, ci siamo capiti. Credo vagamente di intuire il suo pensiero. Meglio così. In quanto alla pelliccia, fate come volete. Io vi consiglierei di restituirla al donatore. Io sono dello stesso suo parere, commissario. E tu, Stefania, che cosa ne pensi? Stefania, non mi dirai che anche codesto pargolo è frutto della tua fortuna, vero? Sì, ma per voi, da oggi in poi, la fortuna non esiste più. È verissimo! Me ne sono accorto stamane. Arrivando con la macchina per la prima volta nella mia vita, sono andato ad urtare contro un'altra macchina lasciata incautamente qui dinanzi. Una 1100. Sì, una 1100, esattamente. Nera. Nera, voi divinate tutto. Disgraziato. È nervoso il commissario. Frasca, Frasca, che cosa è successo alla macchina? Niente, signor commissario, non è successo niente. Cosa da nulla, proprio. Non si preoccupi, non l'hanno nemmeno toccata. Chi si scazza, non è domia, fattocina per la bimba. Pronto? Ah, sei tu, cara. Ah, te l'ha detto Cannavò? Sì, sta vicino a me. Tu vedessi quanto è carino. No, non lo so come si chiama, e questo non parla. È biondo. No, calvo. Sì, calvo. Stanno facendo le indagini per rintracciare la madre. Sì, se non rintracciano la madre, provvederemo. Poi ne parliamo, sì? Oh, guarda che io fra un quarto d'ora passerò a prenderti. Tu scassa... No, non l'avevo con te. È il bambino che ha buttato la cosa a terra. Nande... Sì. Sì, sì, io no, ho mangiato qui un panino. Vabbè, poi semmai ceneremo assieme stasera. Sì. Ciao. Ciao. Adesso stai buono, eh? Io ti consegno al maresciallo perché devo andarmene. Signor commissario. Che c'è? 4 fermate per rissa. Hai sentito? Io non vado più via. Falli, Edra. Telefono al bar, fammi portare un caffè. Portati il bambino nella tua stanza. Mandategli a prendere un po' di latte a sta creatura. Poverissimo. Sarà fatto. Non fa così, non fa sta faccia che lo fai mettere paura. E che devo fare? Sorridi. No, no, è peggio, Cannavò, è peggio. Non fa niente di più, non dà retta. Il latte? Il latte? E adesso mangiamo il latte, 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 latte. Mi scusi, chi c'è entrato? Forse un moscerino? Chiamalo moscerino. Vuole che ci soffio? Ma no, ma che? Non è gonfio abbastanza. Poi voi? Sì, voi, venite qui. Buongiorno. Buongiorno. Se voi volete prendere un caffè? No, io non lo posso pigliare, il dottore mi ha proibito, sai. E prendi un'altra cosa, il commissario è così gentile. Un aperitivo. Magari con 2 paste. Ma insomma, che credete di stare veramente al caffè? In piedi! Uè, in piedi, capito? Stai in piedi. È tutto lì. Cosa hanno fatto? Le ho trovate... Signor commissario, noi non abbiamo fatto niente, hanno fatto tutto loro. No, no, scusi, signor commissario, no, ma... guardi, lui a me e lui a me. Un momento, un momento! Se non parlate uno per volta non ci capisco niente. Andiamo. Che cosa è successo? Signor commissario, siamo stati aggrediti selvaggiamente da questi 2 energumeni. Se permette, signor commissario, le dirò io come sono andate le cose. Noi ieri sera eravamo nel bar dell'azienda intenta a discutere lo sciopero di oggi. Oh, se io devo dire la verità, questo sciopero di domani non lo sento. Nemmeno io. E io? È un'altra giornata di paga che se ne va? Non che io sia contro lo sciopero, e anzi... No, quando ci vuole, ci vuole. Sì, però stavolta le trattative erano ben avviate, un giorno più, un giorno meno. Ma io quasi quasi domani andrei a lavorare. E io pure. Senti? Sento, sento. Che c'è? Che senti? Cattivo odore. Odore di bruciato? Può essere. Ma io non sento niente. Perché ci vuole il naso fino.
E poi mica viene da qua. Viene da là. Ah, non c'è dubbio, il cattivo odore viene proprio da qua. E che? Puzza di crumiraccio! Ma come? E piantatela te fai cani da caccia, se avete fatto sta manfrina per dirci questo avete sbagliato strada. Insomma, che intenzioni avete? Buone! E le buone intenzioni fanno i buoni tranvieri. Mentre voi le avete cattive. Oh, ogni volta che si parla di sciopero, abbracciate immediatamente la causa e vedate da fa come se vi invitassero a cena. Io non capisco perché. Lo sappiamo noi il perché. Vogliamo saperlo anche noi il perché. Perché abbiamo una coscienza sindacale. Anche noi ce l'abbiamo. Non credo. Arica, digli come deve essere un vero sciopero. Totale. Totale. Avete capito? E voi vorreste far fallire le nostre rivendicazioni sindacali facendo i crumiri. Ma se 10 di noi vanno a lavorare per non perdere la giornata, lo sciopero è sempre totale. In fondo dici che cosa sono? Niente. 10 di qua, 10 di là e che ci diventa sto sciopero? Arica, digli che cosa ci diventa questo sciopero. Parziale. Parziale, avete capito? È con lo sciopero parziale i tram camminano, i filobus circolano, i giornali pubblicano che lo sciopero è fallito e noi possiamo dare un addio ai nostri diritti. È per questo che i diritti bisogna difenderli da noi, con la volontà, col sacrificio. Perché i diritti siamo noi. Noi siamo i diritti. Io, lui, lui, io. Noi. Noi siamo i continuatori dell'opera di Mazzini e del Risorgimento. Mazzini, Risorgimento. Risorgimento Mazzini. Risorgimento Mazzini. Risorgimento Mazzini, salite signori che andiamo! In galera! Dove? Insomma, la vuoi piantare? Con questa parola che porta iella, e poi non capisco perché dobbiamo andare in galera. Stiamo lavorando, stiamo a posto, no? Ma come stai a posto? Ma che ti sei scordato che siamo senza permesso per portare i passeggeri? Siamo abusivi! Ma di emergenza! Mazzini, Risorgimento, Ferrovia Santa Maria Maggiore, andiamo? In galera! Ma vuoi piantare con questa parola? Che non so io, è il subincosciente che... E lascialo perdere questo incosciente, ma ci pensi alla grana? C'è pensi. C'è pensi a casa tua? C'è pensi. Ah, vedi casa tua? Ah, vedi. E che vedi? Vedi i ragazzini che si stanno a preparare per andare a comprare scarpe. Pure io vedo casa mia, vedo mia moglie che sta a fare tutti i conti. Che altro vedi? Vedo noi due, seduti uno di faccia all'altro, vestiti uguali. Bene. Da carcerati. Oh! Mazzini Risorgimento? Poi in fondo noi lavoriamo per la famiglia e per i ragazzini. Lo vedi? Allora il fine giustifica i mezzi e gli automezzi. Noi con sta camionetta alziamo 200.000 lire. No, e come fai? Se il calcolo è matematico, caro mio, questo rione ci avrà 10.000 abitanti. Sì. Levamone 2.000 che sono motorizzati. 2.000 casalinghi. 2.000 che sono malati e non escono. Quanti ne rimangono? Rimangono 3.000. E non sai, fa manchi i conti. 10.000 meno 6.000 fanno 4.000. E ci vuoi mettere 1.000 pensionati che non più una camionetta per ragioni ovvie? Hai ragione. Allora ne rimangono 3.000. Siamo 3 camionette a far servizio. Ce ne toccano 1.000 a testa. Faranno 2 viaggi d'andata e ritorno, no? Quindi sono 4 viaggi a 50 lire l'uno. Moltiplicherà 200.000 lire, che divise a metà fanno 150.000 lire a me e 50.000 lire a te. E mosse tu che sa fai conti? Perché? È perché 200.000 lire divise a metà fanno 100.000 lire per uomo, no? E no, sei antidemocratico e antisociale. In democrazia l'opera della mente è uguale a quella del braccio. E beh, io che ho detto? E no, tu non hai detto proprio niente. Perché chi è che ha avuto l'idea della camionetta? Tu. Allora io solamente mi toccano 100.000 lire. Beh, e io allora quello che porta la camionetta mi toccano le altre 100.000 lire, no? Bravo, e i bietti chi li fa? Quindi l'opera del braccio è divisa a metà, 50.000 lire per uno, perché tu sei questa parte qui del braccio, ma quest'altra metà so io, quella che acchiappa. Bene, parliamo dopo, Guarda che adesso stanno arrivando, bisogna caricarne almeno 20, No, scusa, avanti, cosa? Avanti, permesso? No! Riformato! Ma questa è un'indecenza, una provvidenza! Ma non sarebbe che gli fa male al fatto! Ma no, cosa facciamo? Lo sgombro con questo! S'accomodi! S'accomodi! Guarda come devono essere, Ecco! E poi lo cocco, te manna solo, mamma! No, eccola! E portate pure papà! E allora quando si parte? Calma. E al prossimo sciopero quando c'è Emery Morchio, andiamo! Venga, venga, andiamo. Signora, venga, permesso! Permesso? Questa è buona! C'è un buco! Al Colosseo! Ma che abbiamo fatto? La Sagra del Quintale, aria, aria, aria! Aria, aria! Aria, aria! Accomodi! Risorgimento! Accomodi! Venga, venga, signora! Accomodi! Ecco, pure questo! Completo, fatti! Io vado! Namo? Namo? Siamo tutti! Via! Vai! Su! Ma che fai? E allora, se posso sapere quando si va? Andate a ricchi quell'altro! Thank you.
carta di raccapoccia. Allora due. Chi è l'altra? Lei. Molto bene, grazie. Signora, signora! Mi è in accidente! Chi ha voluto sto sciopero? Sì, calma, signora, calma. Venga qua, venga, venga. Non se ne occupi, 50 lire. Hai visto? Anche lui lo sa. Negalo, se vuoi. Negalo! Momento, ma modo di guidare! E questo doveva essere un conducente de filobus! Ah, signor, ma che fate? Indovina? Che mi dite di sto sciopero? Vi dico che prima che finisce un accidente a questi che l'hanno organizzato non ne voleva nessuno! Dai! Ma pensate come me pure voi, eh? Mica tanto! E come no! Lo sa, non c'è dubbio, lo sa! Caro signore, lei avrà le sue ragioni, ma lo sciopero è una conquista del popolo lavoratore! E la conquista oggi, la conquista domani, compriamo le scarpe ai ragazzini! D'accordo! Ai ragazzini però non gli si devono comprare così spesso le scarpe. Perché lei non li conosce, e sapesse quante le consumano, se le mangiano. Oddio, che succede? E il motore ci pianta. Meno male che siamo arrivati alla fermata. Permesso? Permesso, fatemi andare a vedere. Oh, e che è successo? Ha visto la fermata e si è fermata. A me mi sa che può camminare più, Guarda un po'. Hai visto? Guarda quei due vigliacchi. Ecco perché sostenevano lo sciopero. So proprio loro. Vieni. Pormonini. È un pormone. Andiamo, si parte? Quelli che sono saliti adesso, la grana, 50 lire. Grazie. Ogni tanto un bello sciopero ci vuole. Magari uno sciopero totale, vero? E se non è totale non vale. Senza gromiri. Senza gromiri. E già così certi mascalzoni si possono arricchire con le camerette. Ma io arricchire, non esageriamo, io. E invece io esagero, va bene? A lei io lo fa favore. Mamma mia! Abbiamo la camionetta. Amica mia, ma ha presa da un parente mio. Ecco perché volevate lo sciopero totale. È vietato parlare al manovratore. No, io non parlo, io meno. Ha detto che andiamo a spasso. Ci resteremo. Accostali. Ci dispiace, signori, ma la camionetta non fa più servizio. Dentro, mi dispiace. Vabbè, ma fanno male piena. È una bella prepotenza, te. Oh, tu non ti muovi. Ma guarda un po'. Vattene, vai dentro. Vai, bandini, pronti. Volta destra. Adesso mi dovete dire che cosa devo fare. Signor commissario, ci faccia chiedere scusa. Sì, noi siamo gente che non porta rancore. Siamo superiori, al massimo io dia 2 o 3 giorni di camera di sicurezza. Andate via. Grazie, grazie. Non commissario. Voi, loro. Prendi le generalità. Grazie, signor commissario. E
E un'altra volta, quando dovete fare queste prodezze, cercate perlomeno di farle in un altro quartiere. E noi? Un momento. Aspettate un momento. Che perché piano? Non vuole stare. Che gli hai fatto? Io. Ma come non vuole stare? Gli hai dato il latte? Sì, se non lo vuole. E dagli il latte, ma vedo. Manda a comprare un po' di biscotti. Spambina, muovete, ma che fai? Cosa vuole? Vai a comprare un po' di biscotti per sto creatura. Va, va. Bellino. I bambini devono mangiare. Non fa sta faccia che fai mettere paura. No, no, no. Bellino, noi bellini. Ma perché ci ha fatto uscire pure a noi? E se vede che aveva paura che uscendo con quelli gli davamo un altro po' di botte. No, io nemmeno più. Ma reggi un po'. Che vuoi fare? Mo vedi che voglio fare. Pier caffè. Ma non avevi detto che il dottore te l'aveva proibito? Prima. No, te fa male, lascia stare. Ma no. Me ne bevo un sorsetto prima io da qua, dai. Allora la metà, Sì. Arrivi fino a qua, Vabbè, quella metà io poi te. Sì. Basta, sei arrivato, basta! Basta sì! O meglio, lo dice pure lui! Ma insomma, ma che gioco, Giochiotto? Ma mi state bevendo pure il caffè mio! Ma perché era suo il caffè? Mio, sì! Vabbè, mica abbiamo bevuto tutto, ci è rimasta la metà! Sì, ma voglio bere i pensieri suoi! Cosa da pazzi! Comandi, cavaliere! Cannavò! Cannavò, metti fuori questi due, perché sennò li sbatto dentro, non li faccio uscire più! Chi è? Ah, è quel redditente di leva, fammi passare. Fuori, fuori. Arrivederci. Andiamo. Via, andata. Andiamo. Avanti. Beh, giovanotto. E perché non ti sei presentato alla visita medica? Dice a me? A lei. E chi siete voi? Che cosa volete? Signor commissario, io mi sono anche tanto impressionata, sa? Ero sola in casa quando mi sono vista presentare davanti un agente. Quello mi consegna una cartolina tutta gialla. E come la volevate la cartolina, signor? Volevate una cartolina illustrata con la veduta di Napoli col Vesuvio? No, signor commissario, ma lei lo capisce? E noi due donne sole siamo, non abbiamo fatto niente di male. Ci vediamo chiamate così su due piedi, Ma chi vi ha chiamato? Chi siete? Che cosa volete? Io sono la zia. La zia di chi? La zia della persona che avete mandato a chiamare. E dove sta sta persona che ho mandato a chiamare? Eccola! Gesù, questa è una donna. E che donna, signor commissario! Ha tutte le virtù, non perché sia mia nipote, ma un uomo lo renderebbe veramente felice. Lo credo. E come vi chiamate? Arnalda Bozzini. Fu Giuseppe. Ecco, io sono la sorella di Giuseppe. Dovete scusare tanto, ma c'è stato un equivoco. Noi cerchiamo Arnaldo Bozzini, fu Giuseppe, non Arnalda. Il solito sbaglio di trascrizione. Hanno confuso una A con una O. Vedete, voi per il distretto siete O, mentre in realtà siete... Cosa dovrei fare? Cara signorina, ci vuole la sentenza del tribunale. Altrimenti sarete costretti a fare il soldato, a prendere moglie e a fumare la pipa. Ah, che cosa divertente! Arnalda, Anosa, la pipa in casa mia mai. E la sentenza a che cosa serve? A chiarire l'equivoco, ad attestare che voi siete veramente donne. Vedete, per quello che riguarda me, io non ho nessun dubbio. Ah, per questo ci sono tante persone che lo possono testimoniare, sa? Lo credo. Vedete, signor, voi siete una donna di mondo. Con il fatto di questo cambiamento di sesso, ma non siamo più sicuri. Voi avete mai cambiato sesso? Mai? E non l'ho cambiato. Cannavò! Comandi. Accompagna le signore. Buongiorno, signor commissario. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Prego. Cannavò. Comandi. Il bambino come sta? Ah, sta bene, ha preso il latte. Sono contento. Portalo qua. C'è più aria, capito? Senti, Cannavò. Fa venire qualcuno a ritirare questa roba e fammi portare un altro caffè. Sì, subito.
Scusi, sa niente se c'è un signore elegante vestito di grigio con un cappello nero che dice le parole in francese? Che ne so io, può darsi, entra tanta gente qua. M'ha detto ad aspettare 5 minuti, sono ore che sto aspettando. Che ci posso fare? Aspetti ancora un po', scenderà se c'è. Sì, aspetto fino a domani, una parola. Speriamo che non sia morto. Pronto? Ah, sei tu. Mi devi scusare, ma oggi ci si è messo di mezzo pure lo sciopero. Sì, una litigata, cosa da niente. No, no, la madre non l'hanno rintracciata ancora. Il latte gliel'abbiamo dato, sì, sì, gliel'abbiamo dato. Più tardi un agente la porterà al Befotrofio. Figurati a me quanto farebbe piacere, ma non è possibile, abbiamo una procedura che dobbiamo rispettare. Sì, vengo subito. Ciao. Ciao. Adesso andiamo da Cannavo. Cannavo, io vado via, questo lo lascio a te. Basta che non incominci a piangere come prima. No, vedrai, non piangerà. Guarda che io più tardi telefono per sapere se ci sono notizie della madre. Va benissimo. Mi scusi, signor maresciallo. Oh, signor commissario, che fortuna. Ecco, la fortuna è mia. Io volevo solo salutare il signor maresciallo, ma visto che c'è lei... Saluto pure a me, sì. Forse mi può dire qualche cosa sullo sviluppo delle indagini. Sì, siamo sulla buona strada, ma per il momento novità non ce ne sono. Allora vuol dire che ci vediamo domattina alla solita ora? No. Sì, e nei miei diritti. Ed io domattina alle 9 sono qua. No, voi domani mattina alle 9 qua non ci starete. E perché? Perché? Perché la pratica è stata archiviata. Allora vuol dire che la penna è stata ritrovata. Difatti, sì, è stata ritrovata la vostra penna. Eccola qua. Ecco qua. E cercato di non farvela rubare più. Ma veramente? Ah, è meglio una febbre gialla. Non mi sembra. E vi deve sembrare per forza. Questa è la vostra penna. Se lo dice lei... Ecco, lo dico io, sì. Permettete che la provi? No, adesso me dovete togliere dai piedi. Noi, ma me ne dovete andare a provare a casa la penna. Ha ragione. Ha ragione, sì. Se lo dice lei... Sì, signore, lo dico io. Signor maresciallo, la saluto... Lo saluto io, il maresciallo. Niente, vedi. Il cataplasma. Ma... E allora, come state, giovanotto? Come siamo noi? Era brutto quel signore, eh? Era brutto quel signore, sì. E lei è bellino, e lui è bellino, e lui è bellino. Proppi. Oh, mi scusi, signor commissario, abbia pazienza. Può venire un momentino di qua? Cannavò. Ho capito. Telefonerò a sua moglie. Appuntato Tramontana Giacomo. Agli ordini. E stai qua. Buono. Buongiorno, signor. Buongiorno. Come va il suo lavoro? Bene, bene. Grazie a Dio non manca mai. Tutto merito vostro. Grazie. Dunque, come vi chiamate? Alberto Tadini, signor commissario. Io sono un Tadini. È un Tadini, come se avesse detto un Carlo Magno. Ma la mia famiglia è antecedente a Carlo Magno, signor commissario. Non vorrà dire che non conosce i Tadini, la famosa casata dei duchi di Sicilia. Non conosce la casata, signor commissario? Come lo conosco? La casata alla siciliana, con i canditi sopra. Cioè, no, non mi fate perdere tempo, andiamo al dunque. Che avete fatto? Nulla, signor commissario. Cosa potrebbe fare un Tadini? Nulla. Sul nostro blasone c'è un motto. Che c'è sul blasone? Un motto, signor commissario. Un motto che dice... Tu, Alex, l'ex Onibus. Tu non puoi capire. Ma il signor commissario, sì, il signor commissario ha capito benissimo. Dove si intendeva che la nostra legge era legge per tutti e la nostra condotta poteva essere ad esempio per chiunque. Per chiunque, signor commissario. Ma l'alterna fortuna degli uomini ha voluto che col passare dei secoli anche il nostro potere passasse. Ma le glorie... Andiamo, dico e le glorie? Le glorie no. Le glorie restano immutabili come torre di castello medievale. Signor commissario. Altra volta no, insomma che c'è? Dico le glorie non passano. Vabbè, non passano, dai, spicciamoci, non mi fate perdere tempo, abbiate pazienza. Ne ho voluto accennare a questi precedenti della mia famiglia, signor commissario, proprio perché un Tadini non può andare contro le leggi. Ma come vi permettete? Sto parlando, che vuoi? Voi non vi permettete di usare questo tono qua che mi irrita, sapete? Qua dentro, lo faccio soltanto io, mi spiego. Un Tadini
Favola forte di guerrieri! Tati! Che... Oh, Gesù! E quello è uno scozzese! Bravo! Bravo, signor commissario! Scozzese! Visto? Anche il signor commissario non ci trova nulla di strano. Cosa? Che cosa nulla di strano? Che indecenza è questa? Che indecenza? È sotto i ginocchi. Ma è una gonna, però. E di quanto è qua? Le gonne sono un indumento indecente. Le donne sono forse indecenti? Io non ho la fortuna di conoscere la sua signora, ma immagino che porta la gonna. Eppure non è indecente. Ma mia moglie è una donna. E lo spero bene. E voi siete un uomo, almeno credo. Che decoro è questo? Decoro, dice il signor commissario. Sul mio blasone c'è un motto. Sì, già me l'avete detto una volta. Dai, questo è un altro motto. Sì. Che motto è? Andiamo su, dai, alzati a piedi. Che motto è? E che ne saci? Vivi quanto vuoi, ma vivi con fierezza e con decoro. Si vede, fierezza e decoro. Guarda là, va. Chi è? Ovviamente, chiamata. Tramonda, ma dove l'avete trovato? In piazza San Salvatore in Lauro, signor commissario. Ero di servizio quando l'ho visto arrivare. Era vestito così, in quel modo indecente come lo vede adesso. Era una vera e propria perturbazione dell'ordine pubblico. Mi sono avvicinato e l'ho fermato. Ma che cosa volete con tutti questi segni? È falso? Chi è falso? Falso, signor commissario, falso. Questo signore che io non ho il piacere di conoscere perché nessuno me l'ha presentato. Se capisce, non gliel'avete dato il biglietto da visita. Lasci fare, non voglio conoscere. Piuttosto dica. Ma che devo dire? Siete voi che dovete parlare, non mi fate perdere la pazienza. Questo signore parla con molta imprecisione. Imprecisione imputabile sia alla sua giovane età e sia a quella innata ostilità che hanno verso noi nobili alcuni strati dell'attuale società. Ehi, su, Jonathan. Su. Che fai là? Suo? Suo commissario? Figlio della colpa? O frutto di un illecito amore? No. Ma chi è? Lo conosce? Ma insomma, ma che credete di stare a casa vostra? Spiava. Ma che spiava? Andate, venite, fate domande, ballate, fate le pirouette. E che maniera è questa? Smettetela. Ma io guardavo l'ambiente. Ma te lo faccio guardare io l'ambiente. L'ambiente è un poco più piccolo di questo. Dove potete passeggiare dalla mattina alla sera, al fresco. Al fresco? Al fresco. Come al fresco? Ho ben capito, signor commissario. Vuol dire in prigione. Qui un tadino in prigione. Un tadino in prigione. Ma non può. Perché non può? Non può, non può. Perché non può? Perché può? Andiamo su, tadino, perché può? Tadino, non mi fate perdere la pazienza. Non può impedire ad un uomo di lottare, di vincere, forse. Ma nessuno mi impedisce niente. Ma sappiate che posso mettervi dentro per perturbazione dell'ordine pubblico. Dentro? Dentro. Come dentro? Io sono un cittadino. E tutti quanti siamo cittadini. Ma io non ho fatto nulla. Io ho le mani pulite, signor commissario. Guardi, su. Io vivo di onesto lavoro. Io, come tutti i miei avi, ho fatto la guerra. Questo è un pazzo, sfrenato. Dove è andata adesso? Dove è andata? Sul fronte interno, naturalmente. Il più terribile. Il più pericoloso. Io ho resistito alla fame, alla sete. Io ho resistito al freddo, al caldo. Io, signor commissario, sono un eroe della resistenza. E tu, eroe della resistenza. Su, in buca. Resisti. Ad ogni cosa, però. Io sono un eroe. Io sono l'eroe che vi sto sopportando ancora. Fate quello che volete voi, resistete quando volete voi. Ma fatemi sapere perché stamattina siete usciti combinato così. Perché? Perché avete preferito la sottana ai pantaloni? Per dannazione dell'anima mia. La vita è difficile, signor commissario. L'orologio si scassa. Molto difficile. Ma chi me l'ha mandata? Ma chi me l'ha mandata? Specialmente quando l'uomo è costretto a lavorare, a mendicare, forse. Fate la carità, volere, soffro. Fa bello, vero bello, un giovane che chiede la carità. Via, fai vergogna, via, ti scaccio. È duro, signor commissario, è duro, specialmente quando qui sotto a questa giacca c'è qualcosa che si chiama dignità. Sì. Ed è stata questa cosa dura che avete sotto la giacca che si chiama dignità che vi ha fatto uscire vestito così. Ma anche questa è una divisa, signor commissario. Come i miei trisavoli portavano la corazza, segno di forza e di potenza, così io, vittima del mondo moderno, porto la gonna, segno di decadenza e di compromesso. È l'alterna vicenda della fortuna dell'uomo. Lo so io, perché me l'avete detto voi. È la prima volta che uscite vestito così? O avete tentato altre volte l'esperimento? Fai un po'. Ma perché hai fatto tutti questi gesti? Perché? Quattro volte, signor commissario. E nessuna gente ha avuto mai nulla da ridire. E Tramontana sì. Tramontana sì. Perché non si può fare gli affari suoi. Mai se li fa, mai. Non se li fa mai. Non se li fa mai. Non ripetete quello che dico io. Io vorrei sapere la ragione pratica, vorrei sapere. Boh. Andiamo avanti, vai. Andiamo avanti, su. Andiamo, su. Diciamoci, su. Andiamo, su. Natavotamo.
Dunque, stamattina siete usciti di casa? Sì, signor commissario, sono uscito di casa come tutti i cittadini. Ho chiuso la porta, ho imboccato le scale, ho salutato la portiera. Hello, Maria, hello, come va? Bene, c'è questo per te. Niente, non gli ho dato niente, però... E là, mi sono trovato sul portone. C'era il dolce sole d'autunno, c'era la servetta di fronte, c'erano gli uccellini sugli alberi che cantavano. Piu, 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 piu. C'erano i motoscooter, e c'era la gente. Buongiorno, come sta? Bene, grazie, buongiorno. Tanta gente. E appunto vedendo tanta gente mi sono sentito felice, signor commissario, e mi sono incamminato per la mia strada fiducioso nella vita e nel prossimo. Buon dì, carbonaio. Ma chi te l'ha detto che te l'hai riuscito lui? Ma lasciata. Ma che... Ma chi sarà? Sembra che abbia disturbato l'ordine pubblico? No, signor commissario. Andavano così coperti dietro di me in fila ordinati, tra 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 tra. Come ai tempi dei miei antenati che muovevano contro il nemico la testa dei loro eserciti. Magnifica divisa. Proprio così, signor commissario. Oggi quella gente mi seguiva e dove andavo io e si venivano. Potevo forse cacciarli? Non è mica vero, non è mica vero, signor commissario. Non è mica andata così. No, questo individuo si faceva seguire. E poi non è mica finito dove dice lui, né? Dove è finito? Te la mandò a continuare. Ma come può continuare? Questo signore che io non conosco. È che nessuno vi ha presentato. Bravo, non ha visto nulla. E se ha visto non ha capito. E se ha capito non ha capito giù. Signor commissario, andiamo, se mi permette... Io ero in servizio a San Salvatore in Lauro e ho visto arrivare questo individuo vestito indecentemente, come lo vede, seguito da una folla di scalmanati. Ma la volete finire? Lasciatelo parlare! Lasciatelo parlare, su, via, via, si, andiamo, su, via. Caporale di giornata!
tempi in cui tutto è appeso a un filo come un palloncino. Questo palloncino si chiama incertezza. Questi sono i nostri tempi, o cittadini. Tempi incerti in cui da un momento all'altro può arrivare il fatto nuovo, sotto forma di una bomba, boom, di un marziano, sotto forma di un essere informe. Attaccati perciò, cittadino, all'attimo presente. Attaccati ai tuoi piccoli momenti di libertà e di riposo, alle tue illusioni che salgono fino al soffitto della tua dolce casa come variopinte bolle di sapone. Cittadino, non trascurare le tue bolle di sapone. Hai un momento. Hoppela, hoppela. Ed è per questo che io vi dico, per le gioie dei grandi di piccinità, questo è il vostro prodotto, cittadini. Bolle di sapone. Palloncini colorati che salgono in cielo come le nostre illusioni, signori. Vi porterete a casa questo oggettino, signori, sborsando la modica somma di 200. Non ve l'aspettavate? Non ve l'aspettavate, signori? 100 lire, soltanto 100 lire, che non me li faccio neanche le spese, parola mia d'onore. Ma che c'è da dire? A me mette tanto antipatico questo vecchio. Sta con lei? Mi scusi, signore. Guardi, signori, palloncini colorati, 100 lire, signori, signori. Dico 100 lire. Hai visto? Altro che aumento. Sono bolle di sapone. E voilà! Bolle di sapone! Gentili signori, signori, andiamo a presentare la prima bottiglina. Dico la prima bottiglina, signori! E l'ultima! Mi permette, signore, mi tolga l'attrezzo e andiamo a svincolare. No, no, svincolare. Signori, niente. Signori, ora mi... In che senso, pardon? Su, vieni con me. E dove mi porta? Al commissariato. Ma queste sono bolle di sapone autorizzate, c'è un equivoco. Questo lo dirai al commissario. Ma io sono un cittadino, signore! Io sono un cittadino, signore! Io ho fatto la guerra, ho fatto. Sì, sì, vieni, mi lascia, ho fatto la guerra, mi permette, signor. Ho la mia merce. Mi permette di ritirarla, signor. Fa presto. Io ho fatto la guerra, ho fatto. Andoma. Dove mi porti? Mi permettono, signor, torno subito. Permette. Diffondete l'idea. Pom, 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 pom. Tirami innanzi. Signor commissario, 100 lire! Dico 100 lire! E che cosa sono 100 lire? Permette, signor commissario. Permette, signor commissario. Vai. Così lui si tirava dietro tutta quella gente per poi vendergli la roba, signor commissario. È una mia impressione, ma lei giovanotto ce l'ha con me. Sì, questo signore che io non conosco ce l'ha con me. Permette, signor commissario. Oh, ma che sei venuto dall'artiglieria e piade mette a me? Ma che poi? Ehi, ehi, la dì, signor commissario, io ho fatto la guerra fatta. Io ho fatto la guerra fatta. Sì, sì, me l'avete già detto prima, la guerra di resistenza. Io ho la licenza per vendere queste bolle di sapone. E non lo potete fare. Signor commissario, in quella piazza non passa sorcio vivo. E i clienti, se li voglio, devo andarmeli a procurare nelle vie del centro, nelle vie principali. E non è facile soffermare un cittadino sulla pubblica via. E allora, io li attiro, li affascino, li blocco, li costringo e che gli vendo? Bolle di sapone, le bible, le bolle di sapone. E non è permesso, Tadì, non è permesso. E come ha cocciuto? Guarda. Andate, Tramonta, andate. Prova tu. Su. Su. Che fai? Non sei capace? Visto, commissario, i palloni interessano anche al figlio della colpa. È un bravo agente, Tramontana, ma è un po' pignolo. Quello sarebbe capace di arrestare mezza città. Ha ragione, signor commissario. Signor commissario, quel giovanotto ha il dente avvelenato con me.
Mi permetto un consiglio, signor commissario? Lo faccia trasferire in Sardegna, anzi, lo cacci. Cadimo, state esagerando un po'. Adesso state abusando della mia indulgenza. Piuttosto fatemi la cortesia, da domani in poi cercate di uscire come la natura comanda. Con i pantaloni. Siate uomo, figlio mio, che maniere. Uomo! Ah, uomo digiuno, però. Come? Diventerò magro, magro. Vabbè, magro, magro, ma uomo. Io ho fatto la guerra, sì, la guerra di resistenza, me l'avete già detto. Vuol dire che verrò a mangiare a casa sua, signor commissario. Tadì, non scherziamo, vi prego, andate. Sto scherzando, Grazie, signor commissario. Prego, prego. In altri tempi avrei dimostrato questa mia gratitudine con un'investitura, ma oggi bolle di sapone. Permette, signor commissario. Grazie. Addio, signor commissario. Addio, addio. Commissario. Addio. In gamba, giovanotto, eh? Che fai, non rispondi? Non hai argomenti? A che? Un deficiente? Mi raccomando, siate uomo. Poveretto. Ordini per me, signor commissario? No, puoi andare, Spadina. Grazie. Facciamo col bambino? Non puoi credere quanto mi dispiace mandarlo al albergo Topsino. Sai che faccio? Che? Me lo porto a casa. Se si troverà la madre, bene, se no qualche cosa faremo. Povera creatura. Sì, pure mia moglie sarà felice. E con quella ragazza che abbiamo fermato ieri sera in via del Boschetto? Fallo il foglio di via, così se ne torna al suo paese. Che la sente ora? Beh, e che vogliamo fare? La vogliamo rimandare dove l'abbiamo presa? Stai tranquilla, Cannavo, piangerà per un poco, ma se hai buoni sentimenti, ci ringrazierà un giorno. Ah, questo è vero. Sì. 19.000 lire. Per francese. Ma come? Ti sei fatta arrestare? A chi me ne dà le 19.000 lire a me? Aspetto! E quanto devo aspettare? Ma disgraziato, e dove vieni a portarsi via a farti arrestare? Me devi dare i soldi, me devi dare, capito? Oh! Oh, a francese! Fatte condanna a vita perché se esci prima da faccio io! 19.000 lire per un palo! Basta! Non lavoro più! Non lavoro più! Buonasera. Buono, stai buono. Che c'è? Andiamo a casa adesso. Signor commissario, hanno telefonato dalla questura centrale. Si è trovato la mamma del bambino. Lo vengono a prendere fra mezz'ora. Lo sapevo. Non me ne è andata una buona questa giornata. Spambina. Comanda, signor commissario. Prendi il bambino. Sì, signore. Vieni, bello, andiamo da mamma. Vieni, bello. Andiamo? Sì. Andiamo da mamma. Andiamo. Ciao. Ciao. Signor commissario, l'ho provata, sa? Non andrebbe male se non avesse delle perdite a schizzo che lei può constatare sulla mia persona. Invece, con la mia, scriveva anche che non sapeva scrivere. Vabbè, ho capito, arrivederci. Certo che ci rivedremo, domattina io qua,
tempo. Arrivederci. Arrivederci domattina, signor commissario, domattina quarto.